Questa mia premessa è per insomma dire che la manifestazione che noi facciamo questa sera lo dobbiamo all'accoglienza dell'amministrazione comunale di Staiti. Ringraziamo e facciamo un applauso al sindaco Giovanna Tripodi, l'avvocato Giovanna Tripodi, al presidente del consiglio comunale Leone Campanella, che vorremmo in prima fila perché naturalmente è giusto che possano godere della nostra grande performance. Diciamo che quello che noi vi presentiamo stasera è stata solamente una scommessa del lavoro fatto di un anno, partendo da un testo di Clara Condello che ha scritto in qualità di poetessa questa scrittura che ha per titolo Trisulina. Ci sono tanti significati e significanti in tutto questo, ma lo scoprirete proprio durante diciamo quella che è l'evoluzione del nostro testo. Scusateci già da ora se ci saranno degli errori o degli orrori tra virgolette, ma comunque questo noi l'abbiamo fatto con uno spirito goliardico, e con lo stesso spirito goliardico salutiamo voi e possiamo dare il via al testo di Trisulina di Clara Condello, a cura del gruppo del laboratorio teatrale Le Muse dell'Associazione Culturale Le Muse di Reggio Calabria. Grazie a voi. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la murica mi dà stiti lo torno. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la murica mi dà stiti lo torno. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la murica mi dà stiti lo torno. Oh che seccatura! Tutti orna, te strati stu paese, mi ci cerchi scorci come porco. A mia poi, i frittole, non mi piaciro mai. Ma salame sì. E vabbò, facimolo pa' salame. Comare tota, comare tota. Davide scorci come porco. Pronto. Pochi ricchizzi in questo paese. Ma dove presento io? Prestami Trisulina. Trisulina, a onde sei? Non mi fare disperare. Bella mia. Tornante mia, arricogliti, Trisulina. Uvi, ma chi non è un storti me compare Peppe? Compare Peppe, ma che vi succede io che avete sta faccia tanta nera? Oh, comaredda, per dire a me Trisulina, e sono disperato, non sa ciò ne sente potte ieri. Poveretto mio. Ma io non mi pare tanto affezionata, se stavo io così. Che dicete, comaredda? Ormai la mia vita c'è solo idda. Poveretto mio, come faccio, ma trovo, girai tutto il paese. Ma non è troppo... Non ti sento. Ma non è che è troppo affezionata, se sentivo così. Ah, che dispiacere che morona, non capisci perché sono lontana, eppure io non trugno ma mangio, non ci faccio mancare l'acqua fresca. Magari non vuole solo l'acqua. Mia. Magari vuole un vino. Sì, sì, scherzato con Maretta, io intanto sono disperato. Ma che sapete come tegno? Per mia è un tesoro. Pure la notte vai a farlo. Magari non vuole essere solo guardata. Così dici tu voi. E che altro c'è a fare? Venite con mia che vuoi dico. Certo, a mezzo a sto porcino non è un posto giusto. No, certo che no.
guarda, storto, che ci gioco? E chi sta ora che vuole? Venimo mi sta una testa pure qua. Magari me ne usciva qualcosa con sua mamma, che aveva una buona pensione. Giulina, Giulina, non è cudoiardo surta la mia tesorina. Ah, disperazione mia tesorina, non di te cercare, e che saccio io. Oh, Titina, Titina, ma i cucchisti scorci po' porco, è possibile che perde tempo ora compare Peppe? Oh, ma scendite qua, vedete voi che non ci succede al nostro compare, a sto storto, scendite. Sì, scendo, scendo, vieni. Allora, che fu che mi facesti venire di corsa? Che fu? Oh, compare Peppe! E perché siete così nero? Chi è questa faccia funerale? Ma chi vi impartiva? Qualche mala sorte? Comaredda, saccio io con te in testo cuore. Comare Rosa, comare Rosa, e che sarei tu? Saccio io. Pari Peppi, pari Peppi, pigliate la misura delle scarpe. Parinato, parinato, venite non mi rompite l'umano. Comare Rosa, ma che bello sciauro che faciti, ma che state facendo? Compare, fece un ragù. Ah, e che ci mentite in questo ragù che fate risuscitare i morti? Niente, compare, le solite cose. Una pare polpette, due roppisatizzi, uno poco di rasse e magro. Che volete, compare? Questi tempi moderni non ci posso mentire troppo cose. Perché i giovani di oggi vogliono mangiare leggero. E le verite, non ne so quanto sono beseccate. È vero, è vero, è vero, comare, lasciatemi parlare, siete proprio una bella giumenta, Una volta, compare, ormai, mi sciupai, che volete i pensieri, Gesù? La famiglia c'è, crescere l'animale, pensate a ste figli che... Ma una volta, compare, e poi, sapete? Sì. Mio marito, e si gente assai. Io immagino, ma scusate, ma quanti figli avete che non mi ricordo? Oh, compare, ne ho 12, 12. 12, uno può ogni mese l'anno. Oh. E chi sta, vedete chi sta? È la Marzola. E se vire che è la Marzola. Ma che ci posso fare, compare, a mezza 12? C'è di essere per forza una pecora nera. Ma l'altro, compare, sono tutti figli d'oro. 11 perle. Hai una collana, compare, con 11 perle. Ah. Sì, comare, state tranquilla, dai, da vedo mucciata, vedi, di. Non è una figlia, perché da fuori così la mamma che si è trattata. Il papà sta girando tutto, sta idemo di roba, non può fuori sola da casa tu, sai? Non so sola, sono un maiolo. E che sta annoiando, non si può aiutare se qualcuno ti vuole male. Ma sentite, comare, ma sta figliola, perché ne ha mandata Maisha? Mi sembra qualche cosa, qualche punto. Ma se passò tempo sta figliola, vedi stessa. Ma non vedete che ne sciù malata? Per noi però è una grande gioia. Ci volevamo bene assai. Accontentiamo come potevo. Sapete, a un po' di tempo. Che ci viene a mani in spiardo. Ma sono domesticato. Non sapete come va cercando quando ne trova. Sì, voi siete bravi cristiani. E io saccio quanta volete bene a sta figliola. E su sicura che ne ha lasciata sola.
E poi, sicuramente, comare, ci dotate pure a casa, è vero? Certo, che mi pare, non mettiamo un torrecovolo di baci. Mica però, un poco capisci. È vero, bella da mamma, che tu non sei sorticella, è vero, figlia? E com'è la signorina Pascalina? La nuova maestra, ci facciamo una stanza e si affeziona la figliola. La sera ci conta tante storie, sapete che sta tutta attenta. La signorina Pascalina dice che è intelligente a modo suoi. Che stava a fare? Va buono figlia, che munita, mamma ti stava facendo la pasta di casa che ti piace tanto, sai? Saluta sti comareggi, nostro compare, saluta, arrivederci, ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao Giolina, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Donna fortunata, venite qua, comare, sapete, vedete che svergognata, fuoco, che facci, avete. Ma Ida non è Rosaria? Ida è comare, Ida! Ma non c'è niente aiuto a Germania, questo padre e questo frate mi trovano un lavoro, e ora tornare. Lavoro con Marro, trovavo, non vedete, ci faccia, ci ciruna, a noi capra bianca, manco le cane, su portavo, o mangia patate per ca. E poi, con Mare, voi sapete, viaggiare sole con Mare, sole con Mare, sole, da Germania a casa, sole, sopra treno, sopra treno con Mare, sole, sole, e poi, ancora con Mare, quando hanno la ciccia, se ne va a campagna, io sapete che fanno, eh? Restano sulla casa. E si dirmi pace nostro! E pure l'Ave Maria, comare, pure l'Ave Maria! Che vergogna! A me non mi interessa niente, guardate. Io mezza parola ci disse a sua mamma, io sapete che fece? Mi mangiavo sana sana! Ma, senti, sentite, se non ci staresse io, i mamma se l'hanno guardare i figli femmine, da me famiglia con Mare, sti porcherie non succedono. Oh, taglio. Con Mare Rosa. Bella. Fortunata. Tittiva, Rosaria. Vi ricordate mia? Come non? Vi presento il mio boyfriend. Ah, non vuoi? E così sui poi in Germania? Otto! Questo merici otto! E andavi uno, due, tre, quattro e cinque! Che arretratezza! Non capisco niente, andai alla miseria! Certo che non capisci niente. Boyfriend vuol dire fidanzato. Otto è il suo nome. Allora è un tozzito. E sì, sì. Mi pare tardi. Ui, non ne mai. Io mi sei poi, comare. Oh. In Germania non sono arretrato come qua. Che quando vedete un paio di pantaloni, subito mi pare tardi. Non mi perdete l'occasione. In Germania, prima si convive. E poi, se le cose vanno bene... Il tuo figlio e se ne va con un'altra, ma la tinta vai, bella! Ma siete rimasti all'epoca dei canonici ligno! Ma che sono canonici ligno? Siete solo imbriosi! Siete solo imbriosi, perché io sono bella e ho successo. In Germania ho un buon lavoro, molto piacevole e ben pagato. Ah, sentite che c'è un linguaggiolo. E senti, ma che lavoro fai? Lavoro di notte. Ah, come si impegna. Ma le lingue sono cassiere in un ict club. Che fai? A onde? Ecco, ecco, io so.
Ah, ma unti cocchi sordi, unti cocchi sordi. Ma siete fuori un mondo in sto paese, apposta i figli di Crescio. Oh, non mi te permetti i nomi dei nostri figli, eh? Dire che io sono tutti figliali seri. Siamo stati. Che seri, basta solo guardare i locchi in terra e fare i santarelli. E poi a rete si parla. Parlo con la nostra lingua, perché se no non mi capiscono. Andiamo, andiamo, Otto, andiamo. Ma la ma va a vuole sto cagandale a foto? Ma facciamo un destacandinazzo ai foto per rompia proprio? Anche noi? Pure noi, pure la faccio io! La faccio io! Guarda qua! Sono brava io, sì, faccio foto! Troppo brava! Sì. Io! Ora allora andiamo, andiamo, andiamo. Giovanotto, aspetta. Quando tu arrivi in Germania, io mi devi mandare la fotografia. Ma anche io me. La voglio bella grande. Anche a me, anche a me. Sì, la sì, 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 andiamo. Andiamo, andiamo. Ciao, sì, andiamo. Ciao, 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 bella, ciao. Ciao. Ma vedete che faccio il muro, eh? Non capo e non maraviglia, ma i miei figli non vanno né a Germania ma qua a altre parti soli. I miei figli sono gli anche come i ciuripira. Ah, ma onde siete? Su canto, arruva, figli gente, scendi, vieni qua. Compare, sapete, chi sta è con Cittedda, la piccoletta da casa. Esti, una cosa fina, guardate, avete tante di divertù qui, e non mi desse mai, non ti spiacere. Immagino. Bella da mamma, che c'è? Scendisti. Che puzza, ma c'è una puzza e muore da manco cucinare. Oh, mamma, fici un rau. Oh, ci mi sono usatizzo. Oh, per favore. Senti, ci mi si puspetti, ma dai. Ma amore, la maronna che stai intanto l'occhio da terra. Ci mi si pure la semmato, che ti piace sempre, che tu mettesti sempre a mezzo pane. Ma senti, Concittetta, ma io ti senti male con stomaco, mamma. Intanto mi sei gentuato che non venite a chiamare Concittetta, oh. Biui, come ti amo a chiamare? E come mi chiamano i miei amici? E senti, come ti chiamano i tuoi amici? Cetti. Cesti? Si cannasci. Cetti. E va buono, va buono. Ti chiamiamo così. Veramente, compare, avrei ragione sta figlietta mia, sapete perché? Ma che mia mi piace tanto questo nome, ma mio marito quando nascevo, posso, per forza, ma chiamiamo così. Che è suo nome? De Sosoro, che morì giovane giovane parto. Ma... bella da mamma, senti, ma poi penso preparo qualche cosa di più leggero, chissà, c'è un po' di pesce fresco. No, no, grazie, basta così, sono a posto così. E allora che ti preparo, mamma, che vuoi, dimmelo tu. Un finocchio. Cannibale, non era meglio uno ciuciolo? Un ciuciolo? E come vai a ci trovare per fare ma compare? Ma mare, se trovano i ciuciolo, si trovano! Non voglio più, basta, non voglio più sapere niente, basta! Bella mia, che fai allora? Ma scusate, compari, ma mare tasto a chi sta? Ma che dici, te compari, se venisse ora che è più piccoletta, chi sta ancora, non ci intenda? Sì, 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 preparateci un biberò, un che, ma non pitta! Bella, vai, vai, che ora torno, vieni a casa e ti faccio una bella camomilla. Ah, arrivando, dammi sento. Ma riconosco che sei ricevuto, santificato il tuo nome. Mariolina, Mariolina, un deservizio. Buongiorno, Mariolina. Che fai? È ora in altra messa. Buongiorno a voi. E voi, dico io, ma sempre in tarruga state?
Ma non avete niente da fare a casa? Io non lo so. Quattro sul pizza, mi ha cacciato un po' i polveri. Niente, non avete niente da fare a casa. E voi? Che siete sempre Cresia Cresia? Tanto giustamente a voi, a voi, o mangiare e sul pizza, vi faccio domani vostro marito? E secondo voi a Don Ciro come ci pensa? Come ci va a pensare a Don Ciro? Quattro surbizze in taga canonica, come ce la va a fare? Sordi, mi paga qualcuno, non davi, perché la parrocchia è povera. E poi manco le cane, siete con una mano lunga e una corta, signore mio. E poi, credo che voi non sapete, il Romaro è pure malato, che ci doli a sciatica, a sciatica, ci doli un erbo, capisci sto? Capisci, capisci. E poi, un'altra cosa che non sapete, è impegnato assai, assai, mi prepara Amelia. Amelia? Un mandato, forse Amelia, Amelia che decida. Vescovo sempre qualche cosa per Carmelina. Ma quale Amelia? Amelia Scilla, Amelia Bagnara, Amelia a predica. Ah boh, ne parla da paesana. Non c'è un latino in questa Grecia. Brava, brava Mariolina. Ma signore mio, che gente però, manco le cani. Ma avete sempre a tagliare. Ma meno male che io mi stavo sempre lontana e sogno sempre in ta Cresia. In ta sacristia. In ta canonica. Ma quando c'era Don Germoleo, manca a Cresia io. Certo, ora che c'è un premio di giovani, giovani. Ma vedo. Ha bisogno d'aiuto, ci faccio i massaggi, ci faccio. Certo, sapete che vi dico? Che ben crescia, vi saluto e me ne vaio. Arrivederci. Ciao. Ora voi, altro per te quello che non si di altro. Ah, hai visto, hai visto, hai visto, sta la donna. Ma va ricordate, prima mi ci inviavano a giù tra cantare suo marito come era. Mi ricordo. Che pareva una giangia menestra. Poi Don Carmelo, senz'ali, ci comprava un matrimonio con Don Vincenzo, con il quale il poveretto tornava pure malato d'un peggio e suo maritato. Certo, Ido portava un po' di soldi gente, perché era solo, che aveva a fare. Ida era vecchierina e... mannaia, mannaia. Madonnata! Chiamava a casa, disgraziata! Faccio mangiare a tuo marito! Male per mia, mi chiama mia sorgere, mi dai il scappo, scappo! Idi, idi, buon marito! Ciao, 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 ciao! Ciao, 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 ciao. Ciao. Compare, questa è Trasolina! A cui cercati? Dove è chi sta? A un da giù asso! Qua che hanno usciti? Io manco, ma vita nudo e non faccio niente! Ma che razza è non questa, Gesulina? E un da giù asso? Ma forse americana! Sai trovo americana! E un da veni chi? Sei un da giù asso? Pare ciccio! A me Trisolina e le urnisi. Ah, capisci sto. Sa giovai in l'Alta Italia, ca compari. Apposta. Apposta hanno altre femmine. Pensavo chi era. Ma non te guardava mai. E pensavo che era, capisci sto compari. Capiscia tutto. Oh, titina. Titina. Finiscila. Maria che siete. E bravo a me comparuzzo, ma ricitemi. Com'è una cosa seria, questa leurnisa? A mia mi viene, mi rido. Ma è come i gattini, chi do vaioli? Certo,
e mentre Rosolina è una vera giardino ovaiola, ma i chitti proprio in razza, ma voi sapete che faccio l'ova ogni mattina, rosso quanto una cucuzza in spina. Caspita, compari, sono che belle putricine che ve ne escono in stova, ma para mia che anziché non avete bisogno di noi denaro, avete bisogno di una bella stadda. Ha perduto sempre, i figlioli mi avvorrivano e erano mai un futtire. Ma che saggio. Onde è compari? Ma... Cummari tota, oh cummari tota, sentite, ma prestate sta fornacetta. Cummari tota, non vieni, non vieni. Cummari tota. Niente, vabbè. Sapete, compare, me compare Vincenzo mi portava un poco di pesce, perché tu va sempre mi pisca. Sapete che a me mi piace un pesce, quando va? Porta sempre un poco. Certo, è sempre buono un pescicetto fresco, con mari. Voglio dire, vostro marito non dava pesce. Che dicete? No, voglio dire, no. Sentite. No. Sentite, su sento mio marito, ve fa un pino o contrapino? No, voglio dire che vostro marito non te piglia pesce fresco. Meno una male volta. Che capita a vostro compare un pescicetto fresco. Una volta ne pigliava assai. Una volta perché va sempre a pescare, ora non vai più, chissà, ciò sa faccio tutta giornata dentro al circolo, non so che faccio da dentro veramente. E che va a fare, pensa ai tempi passati con Mari, che... meno male che ha capito a forse comparendo pure prima, un vicinetto fresco ci sogno io, sentite, se una cosa piace non mi accontentate. E accontentate perché è buono. Purisso, un pillolo con ciapillo per faccio mio marito, state attento, eh? Ma, un maritota. Con maritota, ma allora? Ma prestate sta fornacetta! Ma di cui a voi non manca sempre che cosa? E i cannizzi, mi seccati di numaroro, a cantare, a puntire i bottigli, a fornacetta, per non si rubisci. Ma dico io, vostro marito, anziché voi mi faccio fare i figli, perché non vi giusti i comodati della vostra casa? E buono, per una fornacetta tutta arruggiata. E poi, vedete che mio marito è un bravo travagliatore, un bravo cristiano, che travagliatore, non este, come a qualcuno che conosco io, che sta facendo tutta l'andata da putia. Cosa mi state dicendo? Ringraziate a Dio, che stai stirando e dai un ferro rumato, se no nessuno carbone. Se no, scendivi a gioco e vi facevo vedere io, mi state sempre sciambotti per mio marito. Anzi, ora scendo. Gloria, compari! Ma come nominava il suo marito? Come nominava il vostro marito? Mannà la miseria! Che sono un scema, che non sentia, che non capiscia. Vuoi dare a finire la cosa per sempre? Sempre di fare sciambotti, là da spicciare, va bene? Ma là davanti a testimoni, va bene? Là da finire, vi dico una volta più sempre. Ma amare mia! Amare mia, ma che dissi? Ma che sei paccia, compare? Paccia mia! Ma io mi. Che faccini! I tavini per l'acqua, i ne pigliate l'acqua voi! Facetemi assettare! Stai morendo! Mi finisci! Da testa, ci sciupava! Mi finisci! Ma compare, i tavini! Maria, venite il cane! Mi finisci il cane alla pressione! Io sono bello, ma se mi arriva un colpo di scopa. Maria, compare, compareggia, venite, io sono di cicosci. Spugliatemi, compareggia. Spugliatemi, venite una con me, spugliatemi. Compare, io non mi mamma. Ma il cane, venite qua, come potremmo fare? A respirazione bocca a bocca, venite il cane, che vieto. Venite. Ciao. Ma,
Donna Carolina bella! Fermatevi! Donna Carolina bella! Sì, come mi chiamo io? Madame de Tebbe, grazie! Madame, avete cacciato un malocchio! Ma è da fare una formula forte, perché a me sfortuna è troppo grande, perdo sempre a metrisulina. E faccio l'uovo ogni mattina, rosa la musica. Sì, sempre, io se vanno a fare i patturi. Ma a formula forte, tu sapete, non è che quando si faccio così, io mi concentrare, mi impegnare, non è che una cosa così, che si faccio subito. Ma qui, posto. Non vi preoccupate, perché andavo tutta la pensione di mia mamma, la pigliai apposta orantura. Sana sana. No, papà, allora non vi vogliate di fatto, perché ora faccio una seduta stante, una bella formula forte, e per il tuo maloccio non va visto a tornare giù. Quindi avissima. Allora, manco stavolta è una cosa sicura. Voglio dire, sto malocchio si taglia, sì o no? Tagliare si taglia, però ci possono essere genti troppo iettature e allora. E allora? E allora sanno a fare tante fatture e controfatture fino a quando i gente che fanno di male finalmente si acquietano. Oh, che mala sorte! A quando non avevi trovato sta bella fortuna e domandai a Trisolina? Che faccio l'uovo ogni mattina, rosso quando la cucuzza è spina! Sì, in periodo si vanno a fare i fatturi! Ma, compari, va scaricati a IVA! Ma quali IVA? IVA Zanicche! Scappiamo, corriamo, sto faccio, su con caffè e vina, e se mi chiami zicchio, corriamo, mamma mia, Iva Zanicche, quale zicchi? Prendi questa mano, zingara, e voi compare? Non si dice l'IVA, si dice IVA. Ah, allora, compari, va scaricata l'IVA. No, non dai un lavare, ma miracolo non dai il tubo a mortare. Voi sapete che ogni anno Don Giovannino Buccieri di cerca il bagamorti, mi sembrivi, mi ci cala il polesterolo. No, il polesterolo ci cala. Allora, donna madama, aiutatemi. Non vi pigliate, che tante volte cacciamo, ma l'occhio ce l'ha qua, non vi tocca, tranquillo. Sì, ma piano, e un resto senza sordi. Che ballo di sordi. Però, voi me l'avete a dare pure in anticipo, perché ora il numero i proverbi, senza monete le fatture non sono complete, parola d'antichi. Ma quale proverbi, non sentia mai! E io manco! È così. Voi, caro compare, se non state attenti, chi stava fotta la camicia e pure chi non capite i pantaloni? Ma a proposito di camicia, ma guarda sta camicia, ma guarda, com'è sta camicia? Auliti, ma cattavo mia mamma, ti armati quando io fa visita alla testa. Ma ci devo andare a vedere? Ma cacciate questa camicia che c'è sui signorini che vi virano petto! Forza! Oh, titina! Titina! Ma come devi fare con tia figlia? Guardate, a Grisci, così brava, così educata, era sempre con l'occhio in terra. Ora io non saccio più. Qui è che mi ha spasciato, ma sono sicura che fu la pasticcia di Teresina, che venne tutti i mattini mi ti chiama sotto portone. Ma. Onde? Oh.
Parmo Guzzo, mi prestato da un studio ma la cacciare malocchio. Parmo Guzzo! Ma compare, quale compare Maguzzo che è già un tavolo? Ah! È proprio storto il paese. Secondo me, compare Mucuzzo, non vi rispondi già, caccamora, è intocciato con cacca e lici birra. Secondo me, se fate cogliere i pupi, parola di maga. Sì, ma tanto, ormai, non capisci sto, che non giubare, non ci c'è più nudo, ma anche i muschi ci sono, di quant'è che si era più un barro Don Bruno da chiazza. No, no, non è vero. Perché? Veramente, i muschi ci trasono. Ah, sì? E tu come sai? E come la va a sapere? Ogni tanto vai e ci suscia i muschi. Ogni tanto. Vai e ci faccio una visitella. Chi non me lo pare che poi è tanto vecchio. Ah, capisci sto? Certo, ci suscia i muschi. Ma finisco con questi muschi. Ora, state per zitti, che vai a concentrare. Forza. Allora, state fermo, non vi muovete! E che stava a fare i raggi? Ah, volete venire? Se no non si concentra, mi sbaglia fattura! E manco i cani! Ma boh, zitto! Ora, sentite mamma mia! Rilassatevi! Oh. Ma che state facendo? Mi registro un rialzo! Ma non mi sono rialzato, mi sono rilassati! E io stavo rilassando pure! Oh. Mamma mia, sapeva! Ora, state zitti! Facciamo l'allestamento. Comare Pepina. Dicite. Mi aiutate? Certo. Ah, vedi certo. Un accendino? Sì. Scendere. E domande dopo. Ca. Siete pronta? Ancora no. Un rituale. Ah, maga. Signora Mavara, aspettate. Mavara. Risolvere il suo problema. A posto. Che dia? Visto servi per purificare l'aria dagli influssi negativi. Mamma. Visto servi. Quattro che mi faccio pisci su malaggio, ma sparisci! Oh,
Concetta, finalmente! Allora, vacca! Tesorina! Che ti piace questi disgraziati? Ma corriate la tavola, rompo anche e da niente perché la buona! Ma... Buona, buona! Sì, i cori! Aspettate, tanto via vostra mamma, onde sono i figli di vostra mamma? Che tanto via sta mamma, ci dico io, che figlio non morire, l'altro poco moriva e crepa cuore, sto storto, i miei compare Peppi. Ma, con Moretta, con tutto il rispetto, sto e se ci dico io che sto. Perché voi avete più conferenza e mia? Ah, io non saggio che tipo di conferenza avete voi, ma saggio che quando virà mia! Quando vi da voi? Sì! Quando virà voi! Camminate, camminate! Pallonaro! Babbo, comunque, averisto, aiatina, tornavo qui, tu me l'occhio, se cacciavo. La mia azione è stata efficace come sempre. Bene, la saluto! Venite, venite! Sapete che avevamo a fare? Ci avevamo a fare un bello scherzo a compare Pizza! Ah sì, 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 bravo, compare! 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 Sentite! Secondo mia! A sta bella cosa, ci avete a fare una targa! Una targa? Sì, una targa! Come chi dice che ci avvicina compare Germoleo Paso Lambretta? Così quando ha perditi, ha giovati! E non ci l'è fare sta targa? Ma motorizzazioni! Io, hai a dire per Riggio, domani, e così la motorizzazione per compagno io, a dire mi accanto due chiantini, una bella targa! Grazie, voi siete proprio un bravo cristiano! Ma non vi preoccupate però, vedete che scendiamo per Riggio, avete a venire vestuto alleganti! Sì, certo! Che va a fare con su capone? No, no, picca. No! Quindi dovremo domani, al secondo atto! E non te, bella mia, da domani ti faccio una targa e così nudo te vado più toccare e finalmente i nostri problemi finiti. Non ti preoccupare, vedrina mia.